Fede e Giorgi, inizia nel migliore dei modi la Week 3 di Volleyball Nation League. Nelle Filippine la vittoria con il forte Brasile dopo il primo set perso, poi cosa è successo in casa Italia? Intanto abbiamo mantenuto uno spirito alto, mi è piaciuto molto lo spirito di squadra, che è il nostro spirito, diciamo, di squadra che riusciamo a mettere, significa anche tutte le persone, anche dalla panchina. C'è stata una grande partecipazione e soprattutto c'è stata la voglia di migliorare quello che non era andato, diciamo, nel primo set, perché nel primo set abbiamo perso 23, ma insomma potevamo fare meglio alcuni aspetti dalla battuta, diciamo che la fase break non è stata proprio efficientissima, e questo ci ha fatto pagare un po' qualcosa. Sul cambio palla siamo andati bene, ma sulla fase di break, tra errori in battuta e cose che abbiamo concesso, non è andato tanto bene. Quindi siamo concentrati su quelle cose da migliorare, ma soprattutto tenendo uno spirito alto, combattivo, senza indietreggiare mai, dove tutti hanno cercato di aggiungere qualcosa. È il modo migliore per iniziare una settimana difficile, che vedrà davanti avversari difficili, ma soprattutto una settimana decisiva in chiave finali. Sì, noi abbiamo chiaramente due obiettivi di questa terza settimana, che è sempre quella più delicata per la posizione di classifica, per la qualificazione alle finali. Sono due, nel senso che c'è una parte principale che riguarda noi a livello di gioco, perché è chiaro che per noi ogni partita diventa un momento quale dobbiamo aggiungere continuità, qualità, determinazione, meccanismi, e questo è quello principale. È chiaro che c'è l'aspetto poi di conseguenze del risultato, che è importante in queste ultime quattro partite, sarà importante. Diciamo, l'idea è di affrontarle come se fossero tutte partite secche, non è un torneo, diciamo. Queste vanno affrontate come se fossero tutte partite secche. Dopo la Polonia ti aspettavi, cercavi questa reazione? Sì, beh, non solo io, diciamo tutti i ragazzi, non è che siamo rimasti felici e contenti, perché ci è rimasta quella un po' amarezza, non tanto di non aver lottato, ma di sapere che potevamo fare qualcosina meglio e potevamo anche vincere la partita. Quindi comunque il torneo della WNL è un torneo nel quale bisogna andare in progressione, perché comunque i tempi sono quelli, la quantità di giocatori che girano, le trasferte, è un torneo nel quale bisogna sempre aggiungere.